Anche se per comunicare i gatti usano in particolar modo il linguaggio del corpo, sono molti i versi che emettono e diversi i loro possibili significati. Il tuo gatto miagola quando ti vede? In questo video di oggi spieghiamo i 7 significati più frequenti. Non te lo perdere! Per interpretare ogni miagolio è essenziale conoscere il linguaggio del corpo dei gatti, poiché la vocalizzazione sarà accompagnata da certe posture ed espressioni che riveleranno ciò che senti in quel momento. Inoltre, dobbiamo stare attenti al tono, all'intensità e alla frequenza. In generale, più forte, più intenso e frequente il miagolio, più urgente e importante è il messaggio che ci vuole trasmettere. 1. Darti il benvenuto. Il miagolio è uno dei modi con cui i felini salutano il loro tutor quando torna a casa. Questa vocalizzazione ha un tono allegro ed è accompagnata da posture altrettanto amichevoli, come la coda sollevata, le orecchie in avanti e un'espressione del viso tranquilla. Per questo motivo, se il tuo gatto miagola quando ti vede arrivare a casa, possiamo dire che ti sta dando il benvenuto. 2. Chiederti qualcosa. Quando il gatto emette un miagolio per chiedere qualcosa, sta comunicando un bisogno o un desiderio al suo tutor, come ad esempio la fame, il desiderio di uscire o di ricevere un premio. In questi casi i miagoli sono forti e intensi e il gatto li emette con insistenza fino ad ottenere quello che vuole. Se il tuo gatto miagola quando ti vede in modo insistente e forte, è certo che vuole chiederti qualcosa. Ricorda che i gatti sono animali che hanno bisogno di seguire una routine per sentirsi a loro agio nel loro ambiente. Quindi rispetta sempre i loro orari dei pasti e le abitudini della vita domestica. 3. Sorpresa, interesse o piacere. I gatti possono anche miagolare quando qualcosa li sorprende, li interessa o li soddisfa. Questo miagolio è breve e assomiglia a un gridolino, come un'esclamazione positiva. Il tuo felino può miagolare in questo modo quando capisce che stai per dargli il suo snack preferito, che stai per dargli un alimento delizioso fatto in casa o quando prende il suo giocattolo preferito per divertirti con lui. 4. Vuole parlare con te. Ogni gatto possiede una personalità unica. L'ambiente, le attenzioni e l'educazione forniti da ogni tutor sono fattori determinanti nel comportamento di un gatto e nel suo modo di esprimersi giorno dopo giorno. Se il tuo gatto è socievole e comunicativo e trova anche le condizioni ottimali in casa, oltre a ricevere il tuo affetto, potrebbe mettere miagolì per interagire con te. Se il tuo gatto miagola quando ti vede e sembra invitarti a parlare, rispondendo ai tuoi commenti con miagoli costanti e calmi, cogli l'occasione per condividere con il tuo gatto questo momento d'amicizia e rafforzare il tuo legame con lui. 5. Dirti che è annoiato. Se il tuo gatto è annoiato o vuole essere accarezzato, può chiederti di passare un po' di tempo con lui per soddisfare i suoi bisogni e desideri. In generale questi miagolì saranno tranquilli e calmi, simili a quelli che emettono le gatte che hanno avuto cuccioli per comunicare con i loro piccoli. Tuttavia, se osservi che il tuo gatto mostra costantemente sintomi di noia, devi prestare attenzione al suo ambiente per assicurarti che abbia un ambiente stimolante per muoversi, intrattenersi ed esercitarsi. 6. Ha bisogno di aiuto. Se il tuo gatto sente dolore, è malato o ferito, può usare il miagolio per chiedere aiuto. Il tono, la frequenza e l'intensità di questi miagolì variano a seconda dell'urgenza dello stato di salute e del grado di dolore che il felino sente. Se il tuo gatto miagola in modo forte e costante, non esitare a portarlo dal veterinario per assicurarti del suo stato di salute. Inoltre, se noti cambiamenti negativi nel suo aspetto o nel suo comportamento, ti consigliamo di consultare il veterinario di fiducia. 7. Dirti che è arrabbiato. Se fai qualcosa che al tuo gatto non piace, come chiuderlo in una stanza, potrai sentire i suoi miagoli di rabbia e lamentela. Questo è un modo con cui i felini riescono a comunicare la loro insoddisfazione. Inoltre, se il tuo gatto non ha un ambiente arricchito per intrattenersi quando è solo, puoi mettere questi miagoli anche quando esci o torni a casa. Adesso conosci 7 motivi che spiegano perché il tuo gatto miagola quando torni a casa. Perché credi che il tuo lo faccia? Scrivilo nei commenti e non dimenticare di lasciarci i tuoi suggerimenti per i prossimi video. E se ti è piaciuto il video, dai un like e iscriviti al nostro canale. Alla prossima!